All'alba del 2024 ci troviamo di fronte a uno dei più grandi eventi climatici della storia mondiale. Ciò che El Niño farà alla Terra nel 2024 non ha nulla a che vedere con il riscaldamento globale generale. Questo fenomeno meteorologico estremo fa parte dei cicli naturali del nostro pianeta, eppure può colpirci duramente. El Niño ha inizio nel Pacifico e da lì influenza tutti i cicli meteorologici e quindi anche la nostra agricoltura, il nostro ambiente e la vita di miliardi di persone. Gli eventi drammatici che si stanno avvicinando stanno già proiettando le loro ombre. Ma cosa dobbiamo aspettarci esattamente? Anche l'Europa sarà colpita? Nelle prime ore di una mattina del dicembre del XVII secolo, i pescatori peruviani fecero una scoperta inquietante. Le acque, solitamente fresche e ricche di pesce, si erano riscaldate inaspettatamente e l'abbondanza di pesce era diminuita drasticamente. Questa improvvisa scomparsa della base alimentare dell'intera popolazione costiera fu il primo evento El Niño documentato. Fin dal XVII secolo le persone hanno osservato questa improvvisa comparsa di cambiamenti nelle correnti oceaniche, nel tempo e nelle temperature dell'acqua, e in Sud America il fenomeno prese un giorno il nome di El Niño, il ragazzo, in riferimento al bambino Gesù, poiché il fenomeno si manifestava spesso nelle sue primissime fasi in prossimità del Natale. Nel corso dei decenni, questo fenomeno si trasformò nell'evento climatico più significativo del mondo. Secoli dopo, in un mondo di tecnologia e scienza avanzate, sappiamo quanto El Niño e il suo effetto sul ciclo climatico della Terra siano davvero di vasta portata. Oggi sappiamo che El Niño fa parte di un ciclo più ampio, noto come oscillazione El Niño Sud, o in breve ENSO. Nei cicli climatici della Terra ci sono sempre interazioni e fenomeni che si verificano in coppia, quindi la controparte più mite del Niño arrabbiato è la Niña, la ragazza. Entrambi i fenomeni hanno effetti di vasta portata sul clima globale, compresi eventi meteorologici estremi come siccità, inondazioni, tempeste, con El Niño che di solito colpisce più duramente. Nel 2024 potremmo trovarci di fronte a uno degli eventi El Niño più forti mai registrati, e gli scienziati stanno già avvertendo delle potenziali conseguenze. Possiamo aspettarci condizioni meteorologiche imprevedibili, gravi disastri naturali ed effetti devastanti sull'agricoltura in tutto il mondo. Le riserve idriche e la biodiversità potrebbero risentirne, e le regioni che normalmente sono benedette dalle piogge potrebbero essere minacciate dalla siccità. Le regioni con scarse precipitazioni, invece, spesso subiscono forti piogge e inondazioni durante El Niño. El Niño stravolge il nostro clima. Da non sottovalutare, El Niño e la Niña. Chi avrebbe mai pensato che un singolo evento da qualche parte nel Pacifico avrebbe innescato una catena di interazioni in tutto il mondo? Ci sono voluti secoli prima che noi esseri umani capissimo quanto il nostro pianeta e il suo clima siano davvero complessi e sensibili. Guardando la situazione attuale, sembra devastante che ci stiamo svegliando solo ora, quando già tanto è stato distrutto, su ciò che è davvero importante in questo mondo. El Niño e la Niña esistevano già quando non si costruivano centrali nucleari e non si immettevano masse di CO2 nell'aria. Questi due fenomeni opposti, ma inestricabilmente legati, sono connessi in una danza eterna come parte del più ampio ciclo ENSO. Ogni fase di questi due fenomeni ha un impatto su tutto il mondo. El Niño è il più caldo dei due fenomeni e si verifica quando gli alisei, che normalmente soffiano sul Pacifico, si indeboliscono o invertono la direzione. Questo cambiamento fa sì che l'acqua calda in superficie, che normalmente viene spinta verso ovest, si sposti nuovamente verso est e si diffonda nel Pacifico centrale e orientale. Gli effetti sono drammatici. Le temperature superficiali del mare possono aumentare di oltre 2 gradi rispetto alla media, innescando una cascata di cambiamenti meteorologici. Forti piogge e inondazioni in Sud America, siccità in Australia e nel sud-est asiatico, e persino il riscaldamento delle temperature medie globali sono solo alcune delle devastanti conseguenze. Nel 1998 si è verificato uno degli eventi El Niño più forti mai registrati, e quell'anno è stato immortalato come uno degli anni più caldi mai registrati. Oggi i meteorologi sanno che la crescente violenza del Niño è molto probabilmente legata alle nostre azioni nel mondo. Il riscaldamento globale causato dall'uomo incontra un fenomeno meteorologico monumentale e insieme possono avere conseguenze terribili per il pianeta. Ma cosa dobbiamo aspettarci questa volta? Nel 1998 il cambiamento climatico non era così noto come oggi. Gli scienziati stavano appena iniziando a prendere coscienza dei drastici cambiamenti. Anche allora gli effetti del Niño erano peggiori che mai. Dobbiamo quindi aspettarci un nuovo aumento nel 2024.
L'Europa centrale potrebbe subire siccità e inondazioni prolungate. Possiamo aspettarci inondazioni dei fiumi europei e potremmo vivere un'estate del secolo con temperature insolitamente alte e siccità. La Niña, la controparte più fredda del Niño, si verifica quando gli alisei si intensificano e spingono le acque calde in superficie ancora più a ovest. Questo porta a una maggiore risalita d'acqua fredda dalle profondità dell'oceano nel Pacifico orientale. La Niña comporta una serie di cambiamenti a livello globale. Clima più secco in Sud America, piogge abbondanti in Australia e nel sud-est asiatico e inverni talvolta ancora più freddi in Nord America. Entrambi i fenomeni sono affascinanti nella loro complessità e sono fondamentali per comprendere e forse salvare l'intero clima globale. Gli scienziati stanno utilizzando i modelli climatici più avanzati e i dati satellitari per prevedere al meglio entrambi gli eventi. Le scoperte dei nostri ricercatori sono ora fondamentali e ci mettono in guardia. Caos climatico in arrivo nel 2024? L'anno 2024 potrebbe essere un punto di svolta nella storia dei fenomeni climatici El Niño e La Niña e dell'intero pianeta. Gli scienziati prevedono che potremmo trovarci di fronte a uno degli eventi El Niño più forti mai registrati. Ma cosa significa questo in termini concreti? I modelli climatici hanno calcolato che nel 2024 si verificheranno eventi El Niño che porteranno a forti piogge, inondazioni, ma anche siccità e ondate di calore. Nel periodo 97-98 El Niño ha causato gravi inondazioni in Sud America e siccità devastanti nel sud-est asiatico e in Australia. Le persone in queste regioni del mondo sono spaventate e ha ragione. Nessuno di noi può controllare il clima. Lo abbiamo cambiato attraverso il nostro comportamento e la nostra industria, ma ora siamo impotenti di fronte a questi cambiamenti devastanti. Ciò che è certo è che tutti i paesi saranno colpiti dalla devastazione che il Niño può causare. Cambiamenti di vasta portata come la perdita di raccolti, le carestie o i disastri naturali possono teoricamente colpire ogni regione e ogni città del mondo, con alcune regioni particolarmente vulnerabili. Il forte evento El Niño dell'82-83 ha dimostrato l'importanza di una previsione e di una preparazione tempestive per ridurre al minimo l'impatto sull'agricoltura, sull'approvvigionamento idrico e sulla salute umana. In Sud America nel 1982-83 si verificarono devastanti inondazioni. Il Perù e l'Ecuador subirono perdite agricole significative a causa di precipitazioni insolitamente intense. L'Australia e l'Indonesia hanno sperimentato gravi siccità che hanno provocato carenze idriche e mancati raccolti. Questi periodi di siccità hanno avuto conseguenze economiche di vasta portata per entrambi i paesi. In India, invece, l'indebolimento delle piogge monsoniche ha portato a una riduzione dei raccolti, con conseguenti ripercussioni sull'approvvigionamento alimentare di varie regioni. Anche l'Africa, e in particolare vaste zone dell'Africa orientale come il Kenya e la Tanzania, stanno sperimentando siccità, povertà e carestia. In Nord America, invece, El Niño ha portato a inverni più miti negli Stati Uniti e in Canada, con un conseguente aumento dei parassiti l'anno successivo. La California fu esposta a precipitazioni estremamente elevate e dovette affrontare inondazioni e frane. Si verificò anche un aumento dell'attività dei cicloni nel Pacifico, che causò ulteriori danni e problemi. Gli effetti dell'evento El Niño si sono fatti sentire in tutto il mondo sotto forma di perturbazioni dei mercati alimentari globali, mentre il mercato azionario ha subito fluttuazioni a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di base e dei fornitori di energia. La comunità mondiale ha dovuto unirsi e raccogliere fondi per aiutare le nazioni più colpite. El Niño arriverà, questo è certo. Quindi cosa deve aspettarsi ognuno di noi? L'agricoltura è particolarmente sensibile alle fluttuazioni del Niño e della Niña. In anni con un forte El Niño, le perdite di raccolto possono portare a carenze alimentari in alcune regioni, mentre altre aree possono sperimentare inaspettate eccedenze di raccolto. Questi cambiamenti richiedono strategie di adattamento flessibili e una maggiore cooperazione tra i governi. Potresti notare che alcuni alimenti o frutta e verdura importati diventano più costosi o scarsi. Per l'industria della pesca, El Niño e La Niña possono portare cambiamenti drammatici. Se le popolazioni ittiche si spostano a causa dei cambiamenti delle temperature e delle correnti marine, le catture in alcune regioni possono fermarsi da un giorno all'altro. El Niño spesso porta a un forte calo delle popolazioni di acciughe al largo delle coste del Sud America, un pesce di piccole dimensioni che rappresenta un alimento fondamentale per il Sud America. Anche sui mercati mondiali questa prelibatezza potrebbe diventare rara e costosa. Il pesce potrebbe diventare più costoso in generale.
Negli anni in cui si sono verificati eventi particolarmente gravi, sono state possibili fluttuazioni estreme dei prezzi delle materie prime e interruzioni della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, questo ha un impatto sull'inflazione e sui bilanci finanziari di paesi e aziende. Le conseguenze potrebbero essere un aumento generale dei prezzi. Ovunque ci siano inondazioni e siccità, aumenta il rischio di malattie come la malaria, la febbre, dengue e il colera. In questi casi sono necessarie squadre di soccorso e aiuti internazionali, e ciò interesserà anche i paesi dell'Europa centrale. Tuttavia, El Niño e La Niña non sono nemici o malfattori, fanno parte dell'anima del nostro pianeta e ci permettono di capire i suoi complessi meccanismi. La Terra ha affrontato meravigliosamente queste fluttuazioni per migliaia di anni, solo che noi esseri umani siamo sempre più vulnerabili con la nostra complessa civiltà e la crescente popolazione mondiale. Come possiamo proteggerci? Puoi prendere provvedimenti per proteggere te stesso e il tuo ambiente dagli effetti del Niño. Innanzitutto è importante che tu ti informi regolarmente sulle previsioni del tempo e sui rapporti climatici. Se hai un'attività agricola o ortofrutticola, devi essere preparato alla siccità e al caldo. In tempi di siccità è particolarmente importante conservare l'acqua. Puoi adottare misure semplici come raccogliere l'acqua piovana, ridurre l'irrigazione del giardino e riparare le perdite in casa. Qualsiasi quantità di acqua risparmiata può fare la differenza nei periodi di siccità. Nelle aree soggette a inondazioni è consigliabile controllare le dighe, rimanere vigili e tenere d'occhio le precipitazioni anche negli stati vicini. Se l'alluvione è imminente, è necessario evacuare i piani inferiori delle case a rischio. Quando pianifichi un viaggio, assicurati di prestare attenzione al paese di destinazione e a quanto sia sensibile ai fenomeni del Niño. Magari prenoti un viaggio in Sud America, Africa o Asia all'inizio della primavera, e quando arriva l'estate, questi paesi si sono trasformati in aree di crisi. In estate, probabilmente anche qui in Europa centrale, vivremo un'estate insolitamente calda e secca. Questo può essere piacevole o estenuante. Chi non sopporta il caldo probabilmente avrà una brutta sorpresa quest'anno. Iscriviti subito e non perdere mai un nuovo video.